Non solo una grande serata, ma una grande esperienza. È qui con noi al Cordon Little Louis Vega, ovviamente presente del canale Like TV. Occhio alle immagini. Christian, essenzialmente chi è Little Louis Vega? È sicuramente il padre di tutti quanti i DJ, delle persone appassionate, delle persone che amano la cultura, di quelli che amano house music. Oh, I'm from him, but he ain't trying to say nothing. And I mean, if he ain't say nothing, I can't say nothing. Cause that's the way it is, you feel me? Quelle persone dopo tantissimi anni hanno il piacere di poter vedere, tastare comunque la differenza che c'è tra le nostre abitudini dei DJ consumer, no? Degli atteggioni, degli inutili atteggioni. No, quello no, assolutamente. Non è il genere musicale che fa il DJ, ma è l'atteggiamento della persona stessa nei confronti del lavoro. Quello che sta mostrando Vega questa sera è l'estrema professionalità, è la persona che ti insegna qualcosa soltanto facendosi guardare. È l'esatto opposto di quello che vediamo nella nostra scena italiana. L'amicizia con Vega e questo progetto di portarlo qua al Cordon. Sì, per noi è un piacere ed è stato un onore davvero stasera ospitarlo, prima di tutto perché c'è un bellissimo rapporto di amicizia che appunto ormai da 2 anni è consolidato, ogni appuntamento ci ritroviamo, siamo spesso insieme, quindi alla fine siamo riusciti a portarlo a Pescara, lui è contentissimo, voleva venire da tempo, però serviva un po' di preparazione per farlo arrivare perché il nostro è un piccolo club, quindi comunque nessuno si aspetta dei nomi così altisonanti qui da noi. E quindi tanta preparazione e poi finalmente ce l'abbiamo fatta. È cambiata tanto la tua posizione musicale dopo l'incontro con Vega? Sicuramente sì, siamo diventati, prima cercavamo le cose troppo complicate, in realtà poi loro ti insegnano che la semplicità, arrivare alle persone attraverso le sensazioni, attraverso proprio l'espressione della musica è la cosa più importante. Io continuerò sempre a dirlo e continuerò sempre a pensare che a Pescara manchino questi eventi e che chiunque li faccia ha bisogno dell'apporto di tutti noi e di tutti coloro che vivono e credono nella cultura della musica e dei locali e del clubbing. Allora Luca, Qui in Cordon, Little Louis Vega, uno dei mostri sacri della scena internazionale dell'house music. E beh, se andiamo indietro nel tempo, fino alla fine degli anni 70, se non ci fosse stata davvero gente come Little Louis Vega, come Frankie Knuckles, come Larry Levan, François Kevorkian, gente che ha conosciuto veramente i momenti pioneristici del Paradise Garage, per poi passare al più commerciale, tra virgolette, Studio 54. Insomma, se non ci fossero stati loro, non ci sarebbero state tutte le evoluzioni musicali che abbiamo subito un po' tutti quanti e avremmo ballato commerciale a vita, quindi ben vengano le nascite di grandi mostri sacri come Little Louis Vega. E poi la musica si è evoluta, però lui è sempre sulla cresta dell'onda e va onorato con la nostra presenza proprio perché padre fondatore dell'alternativa in assoluto, che poi è stata house music, che si è contaminata con tutti i vari generi musicali presenti nella musica. Cioè, molti ragazzi
cercano di ottenere tutto e subito, quando quello che noi vediamo questa sera è un percorso che viene da 30 anni, pertanto quello che noi vediamo è frutto di una cultura, di una persona che ha girato il mondo. Perché fondamentalmente è la cultura che deve essere alla base di un grande DJ. È la base di tutto. Preferisco un ragazzo che deve imparare a mixare, ma conosce tutto quello che accade nel mercato musicale, che non il contrario, perché non serve a niente. Tanto fermento, devo dire. La cosa strana è ricevere tante persone fuori dalla nostra città, quindi che hanno chiamato, cercato di venire veramente da ogni posto d'Italia, quindi è stato bello per questo. Like ha dato veramente un grande apporto e sono contenta di come sia riuscita la serata e di come sta andando. Appena iniziato però già sono tutti estasiati. Allora, le tue doti da PR si sono applicate questa sera per una serata che veramente ne vale la pena. Guarda, sì, mi hanno chiesto di fare questa cosa, io da tanto tempo che non lavoravo più in discoteca, però per un evento del genere mi sono rimesso in gioco, l'ho fatto con piacere per una serata, non lo farò più adesso per qualche mese, niente, sono contento di averlo fatto, perché comunque lavorare in una serata dove c'è Little Louis Vega è sempre un piacere. Poi farlo al Four Door, in un locale in cui c'è Christian, che è un fratello per me, Francesca, che la conosco da un annetto, però comincio a diventare una persona alla quale voglio anche bene, quindi mi ha fatto piacere. Spero che il Four Door e Francesca abbiano capito che comunque serate di questo genere si possono organizzare a Pescara e ne facciamo poi altre, no? Per la prima volta magari ci sarà un continuum di questa serata, magari non so, questa serata potrà avere altre, anche altre, non voglio dire nulla, non mi strappare queste promesse, però diciamo che l'impegno a fare qualcos'altro c'è. Allora io ti ringrazio veramente da parte di tutti, grazie a voi, è una grande, grazie. E ti lascio lavorare, grazie mille, grazie. Cause it up, cause it up, cause it up.